parola, senatore Del Nero. Il problema dei locali, dei servizi doganali, è un problema di primaria importanza se non si vogliono mantenere questi continui intralci che noi abbiamo al commercio internazionale, sia nelle zone di frontiera, sia nelle zone portuali. Abbiamo zone, io ho l'esperienza del mio porto di Marina di Carrara, dove praticamente la mancanza di un ufficio doganale, ecco, che è mal collocato al di là della strada, porta intralci continui. A volte si fa prima a scaricare una nave che a sdoganarla, ecco, dall'ufficio doganale. Non solo, ma siccome si attraversano delle strade per arrivare agli uffici doganali dove sono adesso, si intralcia anche tutta la circolazione della zona. Allora, ritengo di farmi pur carico delle osservazioni che sono state fatte da Spinelli, ecco, sulla necessità che i decreti di legge non siano così frequenti e che abbiano argomenti uguali e non si inserisca in uno stesso decreto legge argomenti svariati, come è avvenuto in questo tempo, ma devo anche dare atto al governo che è stato costretto, necessitato a usare del potere del decreto legge in questo periodo, atteso la situazione di crisi e la situazione elettorale che ne è conseguita. Senatore Del Nero, lei la parola. Mi sia consentito non fare la difesa della riforma sanitaria, ma fare almeno due osservazioni. La prima, che non si può chiedere ad una riforma che è entrata in vigore col 1° gennaio di quest'anno di aver risolto tutti i problemi che da diversi anni angustiano la nostra villa e il nostro paese. Non si può chiedere ad una riforma che comincia in un clima politico, con le difficoltà che ha, con le difficoltà, crisi economica che ha, con incertezze parlamentari che ci sono, con la difficoltà del rodaggio che ogni riforma ha, con la tendenza che ogni cittadino purtroppo ha della pigrizia mentale a innovare qualche cosa. Tutti vogliono conservare quello che ritengono da loro acquisito e per loro valido, e allora io credo che sia almeno dare atto che la riforma sanitaria è riuscita ad un contenimento della spesa che stava aumentando in modo pauroso, dando almeno una certa regola in questo settore. È riuscita ad avviare una trasformazione dell'attività sanitaria del nostro paese attraverso una partecipazione degli enti locali, attraverso una partecipazione delle categorie, attraverso una partecipazione di base. Abbiamo piacere che siano presenti tutte le forze politiche e tutti che partecipano all'attività della riforma sanitaria. Ecco perché noi nel decreto troviamo elementi estremamente positivi, perché la linea che conduce il decreto è nella stretta o nello stretto orientamento delle linee della riforma sanitaria. Quando si sono affrontati i principi della uguaglianza del trattamento ai cittadini, quando si sono affrontati i principi dell'omogeneizzazione dei contributi, delle presenze e delle partecipazioni, si è andato sulla linea della riforma sanitaria. Ecco perché, anche se il decreto è cresciuto lungo la strada, è nato come strumento per il finanziamento dell'inizio della riforma sanitaria e per sistemare la posizione dei giovani, si è aggiunto anche l'aspetto previdenziale, almeno per tutto ciò che riguarda i trattamenti minimi e alcune situazioni di urgenza che dovevano essere affrontate in sede di attività previdenziale, ed ha affrontato dei mezzi per ridurre il costo del lavoro in definitiva, in quel concetto di sicurezza sociale che oggi si va affermando, dove la tutela della salute non è la cura del malato, ma è la prevenzione della malattia, ma è stabilire un ambiente di lavoro e di possibilità tali nel quale l'individuo possa esprimere la propria personalità umana con tutte le proprie posizioni e con tutte le proprie potenzialità. Dico, in questo clima il decreto ha una sua unicità che merita che sia valorizzata e rispettata. Vi era poi tutta la problematica di stabilire quali tipi di assistenza si dovevano dare. Il piano sanitario dovrà stabilire le priorità. In attesa che il piano sanitario possa essere approvato, si dovevano stabilire i tipi di assistenza, stabilire una graduale omogeneizzazione dei trattamenti, stabilire l'estensione a tutti i cittadini degli stessi tipi di assistenza. E quando qualcuno ci dice che oggi la riforma sanitaria sta facendo spendere chissà quanti soldi, è perché ieri non eravamo capaci di sapere quanti soldi spendevamo nel settore della sanità. Oggi, attraverso anche queste nuove forme di contabilità e di controlli, si potranno avere degli elementi più precisi di giudizio, e in una società moderna credo che l'avere dei dati sia uno degli elementi indispensabili per fare una programmazione che sia seria e che sia valida. Noi abbiamo la convinzione che al di là di tutto ciò che di male si possa dire di questo nostro impegno per la riforma sanitaria, la riforma sta andando avanti, sta portando benefici nel nostro paese. Le stesse categorie che di più hanno sparato contro la riforma, quando le si vanno a affrontare piano piano, discutendo con questa gente, facendo vedere quelle che sono le prospettive, che certi risultati
risultati non si possono aspettare il giorno dopo. Se noi diciamo che il piano sanitario mettiamo una priorità nella lotta alla mortalità infantile, eccetera, non possiamo aspettare che dopo un mese abbiamo risolto problemi di questo genere. Ma l'importante è che ci sia una tendenza verso una globalità dell'assistenza, verso una uguaglianza di trattamento dei cittadini, verso una maggiore qualificazione, verso una corresponsabilità degli operatori sanitari, una partecipazione dei cittadini alla gestione della sanità, se questo spirito riusciremo a portarlo avanti. E in questa linea l'azione della Democrazia Cristiana si sente di essere impegnata con tutte le proprie energie. Se questa azione la porteremo avanti, noi credo che insieme a costruire la riforma sanitaria costruiremo anche la pace e lo sviluppo sociale del nostro Paese.